Ciao a tutti ragazzi, ciao. Bentornati sul canale, siamo con Alderaan. Eccoci qua, siamo qui per fare l'unboxing dell'Atari 2006 Plus. Intanto benvenuti, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, bentornati ciao. Sul canale. Oggi siamo in compagnia di Alderaan perché mi sono deciso, dopo 2 anni che l'ho comprato, ad aprire e provare questo splendido Atari 2006 che ha delle particolarità che non vi aspettate. Vediamo. Perché voi non ve le aspettate. Intanto la confezione, questa è vecchio stile, no? Questa è tanto, è la confezione così. Bella. Eccola qui, bellissima. Posso vedere meglio da vicino? Sì, perché eccolo qui, voi potete, vedete, eccola qua, bella, questa è la confezione. Era come quando facevo l'unboxing delle action figure, tutti mi dicevano, ma non si fanno così, devi far vedere tutti i dettagli, tutte le scritte, e detto, io mi rompo le palle. Allora, la voglio aprire, allora dobbiamo fare un... Oh, abbiamo le forbicine a portata di zampa, per fortuna, se no cominciavano a partire candelabri e cose più strane per aprire. Per aprire il cellophane. Allora, lo apriamo a favore di telecamera. Eccolo qua. Voilà. Belli, bravi. Cioè, questo è tanto, C'è la copertura. Bella la copertura. Eccolo qua, ragazzi. Che spettacolo. È la versione in miniatura, ma esattamente come quell'altra del... Bello. Guardate, c'ho proprio i comandi uguali. Sì, odora puzza proprio d'elettronica. Bellissimo, bellissimo. Nella confezione c'è questo, un fogliettino illustrativo. E poi c'è una splendida, ma già la scatola marchiata Atari così. Non mi fa drizzare proprio i peli sulle braccia? Mia moglie ha sbiancato quando ho detto drizzare, però. Dopodiché qui abbiamo, ovviamente, abbiamo il cavo. Il cavo. Non scassare tutto come sempre. Ah no, questo è il joystick. Ah, il controller. Questo è il joystick, ovviamente. Oh. Il joystick, ovviamente, proprio è. Madonna mia, è fighissimo. Proprio Atari originale questo, bellissimo. E poi dentro c'è una cartuccia, eccola qui. Una cartuccia che c'ha. Guarda. Perché? On 1, 2, 3, 4, che puoi selezionare i giochi. Ho capito. 10 games, eccola qui, una cartuccia con 10 games. Guardate che spettacolo. Adesso la montiamo, poi torniamo da voi. Leva. Torniamo da voi, eccola qui. La montiamo, torniamo da voi e vi facciamo vedere un paio di chicche che non ve l'aspettate. Io ve lo dico, non ve l'aspettate. Allora, eccoci qua, l'abbiamo montato. Vedete che bello? Adesso vi faccio vedere la prima chicca, perché intanto lo possiamo accendere e qui c'è la prima magia. Inquadriamo bene la console, il loghetto che si illumina da Atari. È tanta roba, ragazzi, è tanta roba. Dopodiché lo andiamo a cercare nell'uscita HDMI. Lo andiamo a cercare nell'uscita HDMI, eccolo qua, sorgente, ta 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 da. Eccola qua, questa dovrebbe essere. Vediamo se l'uscita è quella. Ah no, ma io ho sostituito a qualcosa, Io ho tolto un HDMI di qualcosa, quindi questa sta al posto di qualcosa. Che ho tolto la switch? No. Eccolo! Allora, ritardo di... certo, perché non ci sono i giochi. Quindi questo è il menu. Questo è il controller. Noi andiamo a inserire la cartuccia. Eccola qui, quella con i 10 giochi. Perfetto. E vai. Game selection. Loading game, eccolo qua. Ma quanto è bello! Ma quanto è bello! 1, 2, 3, 1. Allora, game reset. Order.
Allora, intanto però non... allora, intanto si può fare colore e bianco e nero. Cioè addirittura potete giocare bianco e nero, ragazzi, non ne volete più. E, vediamo un attimo qui, dettate, questo l'avevamo visto pure in una puntata della live sui videogiochi. Però non so che. Ah no, però aspetta, ho sbagliato io il coso, fermi. Ok. Ah, perché ok. Ah, devo stare la chiavella. Ok. Non me lo ricordo questo che gioco era. Che me fa? Però non ci va. Ah, forse devo prendere la chiave e portarla giù? Ah, lasciare quella. Ok. E dove la dobbiamo portare? Giù? Guarda giù. Oh. Oddio! Oh! È un canguro! Ma non so che gioco, aspettate, eh! Questo che abbiamo visto. Aspetta. Reset game. 1, 2. Proviamo questo. Ah no, però scusa, No, scusa, 3. Però questa è la difficoltà, mi sa. No, i giochi si dovrebbero fare dal menu. Dice, ma perché non leggete le istruzioni? Perché non abbiamo mai letto in vita nostra le istruzioni. Allora, intanto si può fare 16 noni o 4 terzi. Potete giocare. Guardate che roba. Questo è bellissimo. E comunque che si vede sul coso è spettacolare. Poi c'è la difficoltà che potete mettere, difficoltà bassa e alta. Ah no, i giochi se cosano qui, secondo me, eccoli. Ci sono le lamelle qui dietro. Vedete? A seconda della combinazione dei tasti scegli un gioco diverso. Okay. Allora, loading game fail. Forse perché nella mia selezione faceva schifo. Allora. Mettiamone uno su, uno giù e uno su. Ok, andato. L'aveva preso? Bene. E gliel'ho rimosso. Allora. Riproviamo a mettere questo giù, questo su e questo giù. Aspettate. Cambiamo un attimo le disposizioni dei giochi. Ok. Ah, forse aspettate. Questi tutti su e per... e facciamo il gioco 4 e quindi questi tutti su. Vediamo se è così, Okay. Loading game. Oh! Che bello, corrotto. Ah, il flipper. Ah, eccolo. No, boh. Però non. Ah, perché devi fare così. Attenzione. Però come tira queste? Perché non si muovono? Beh, è attivato il tipo controller. Perché non si muovono? Oh, prima si muovevano. No, perché si sposta la pallina, non le... no. Ragazzi, non so perché questo non si cosava. Vedi? Non fa più... le levette non si muovono. Non si muovono più le cose. Scusa, resetta. Ah, ecco come si muove. Ok. Ok. Oh, boom. Bello. Boom. Boom, 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 boom. No, qua è da qui. Ehi, questo non finisce più. Non ci torna più giù, guarda. Wow. Niente, è rimasto lì. Oh. Oh. Guarda. Vada! Guarda se scende! Almeno prendi il simbolo Atari, no? Fammi fa bingo! Guardalo!
Ancora. Non scende più, non viene mai. Sei buttato là. Oh, non per poco. Vai, vai. Mamma, per quando. Cioè, il flipper è infinito questo. Infinity flipper. Cioè, non ce ne viene mai qui. Prova a passare la difficoltà, vedi un po'. No. Ecco, mi ha fregato. Ecco. Va bene, ma la cosa fighissima di questo, di questa console, ed è il motivo che mi ha fatto decidere di comprarla, è questa. Voi sfilate il gioco. Abbiamo scelto forse il gioco più famoso e più maledetto della storia di Atari, quindi E.T. Questa è una cartuccia ovviamente dell'anno di uscita, questa cartuccia originale degli anni 80 di E.T. Voi la prendete e la potete infilare tranquillamente nella console, questa qui moderna, e giocarci in HDMI sul vostro televisore. 1982 Atari! E ti ritorna a casa. Telefono. Ecco l'astronave che a terra! Telefono a casa. Dio, quanto è brutto E.T. Madonna mia, quanto è brutto E.T. Eh beh, l'hanno bruciato, a motivo ci sarà. Hanno seppellito pure nel deserto. Esatto. No, qua è da chiudersi. Non lo allunga il collo. No, beh, quando allunga il collo è bellissimo. Vabbè, insomma, ragazzi, avete capito. La cosa finissima, ci abbiamo qui anche Indiana Jones. Ci abbiamo tutti gli altri titoli di Atari 2006. Proviamo Indiana Jones. Riders of the Lost Ark. Subito partire. Allora. Guardate che spettacolo, ragazzi, guardate che spettacolo. Guardate Indiana Jones. È stupendo. È bellissimo. Indiana Jones è bellissimo. Scappa dal serpente, quello che dobbiamo prendere. Devi evitare i serpenti. Sì, però scusa, Poi? No, lì non ci possiamo andare. I serpenti. Sì. Credo. Se li prova a prendere, cosa succede? Non credo che se tu li possa prendere. No. Cioè, l'unico oggetto che abbiamo preso. Ah, forse aspetta. Dobbiamo prendere la frusta. Ah no, dobbiamo prendere la. Vedi che sotto c'è la giara e la frusta. E allora come la prendi? E che ne so? Ecco. Ok. Occhio al serpente lì. Quello che è Babbo Natale. Non lo so. Non mi chiedere che cosa possano essere. Ah, la pistola. Olè. Oddio. Ma secondo me è tipo. Cioè, sono tipo morto. Tipo selezionato. Ma questo che è secondo voi? Ma che è? Ma che ne so, boh. Questo è bellocco versione. Non lo so, ma è quello. Quello spara, oh. Ci siamo impantanati. Ci siamo bloccati. Vabbè, abbiamo visto Indiana Jones. Sì, abbiamo visto anche Indiana Jones. Ciao Indiana Jones. Ciao. Vabbè, e ragazzi, io credo che questo qui sia la console con cui giocare in HDMI in 4 terzi oppure anche era questo, non era bianco e nero quello, e qui che c'entra Sirex? È arrivato Sirex, sì, no, volevo farlo vedere in bianco e nero. È arrivato Sirex in mezzo al video. Oh, è arrivato pure Sirex. Ciao Sirex. Ciao. Volevo solo far vedere che in teoria non so se bianco e nero, però lo fa solo sui giochi della cartuccia nuova. Sì, bianco e nero lo fa solo sui giochi della cartuccia nuova, non lo fa sui giochi quelli vecchi. Però insomma, ragazzi, potete giocare con le vostre cartucce Atari 2006 in HDMI in 16 noni o in 4 terzi su un televisore moderno. Amore, mi stai riprendendo se tu ti metti davanti su un televisore moderno, e quindi io già questo secondo me vale l'acquisto. Quindi 10 giochi lì, ma soprattutto potete giocare con tutta la libreria che ci avete dei giochi Atari 2006.
con tutta la libreria dei giochi Atari 2006 che si possono trovare anche su Vinted, sui vari siti usati e anche meno che si possono trovare su tutti i siti, e quindi potete recuperare le vecchie cartucce e non dovete più tirare fuori il vostro vecchio Atari 2006 ma usare questo gioiellino con il logo che si illumina. Ciao, saluto Sirex e Alderan, ciao. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti. Ciao.